Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Queste le notizie più importanti del pomeriggio. In apertura il pesantissimo bilancio di un grave incidente avvenuto lungo l'autostrada 20 Messina-Palermo. Un tir si è ribaltato tra gli svincoli di Sant'Agata di Militello e Rocca di Capri Leone. L'autista è morto sul colpo. Ancora un'aggressione al pronto soccorso successo all'ospedale Muscatello di Augusta nel Siracusano. Nel mirino di un paziente è arrivato il presidio intorno alle 10 del mattino. Sarebbero finite un infermiere e un ausiliario. L'uomo si sarebbe alzato dalla barella e si sarebbe scagliato contro i due sanitari. Un 27enne è stato denunciato per aver picchiato la fidanzata in auto in Piazza Europa a Catania. L'uomo dovrà rispondere anche di lesioni nei confronti degli agenti intervenuti successivamente nella sua abitazione per averli aggrediti. Ad un poliziotto gli ha causato una frattura al naso. Sono pronte 3 delle 4 nuove isole ecologiche che Catania aspetta dai tempi in cui era in carica il sindaco Pogliese. Dopo 3 sopralluoghi Enel non ha ancora attivato i contatori, ma l'amministrazione comunale resta comunque ottimista per un'apertura a fine aprile. E in chiusura le previsioni meteo, cieli sereni per la giornata di domani, le temperature si alzeranno nuovamente, tanto che la protezione civile regionale ha diramato uno stato di preallerta per rischio incendi per le province di Trapani e Agrigento. I dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Arrivederci e a lunedì.